A 22 anni dalla tragica scomparsa di Silvia Ruotolo, vittima innocente di Camorra, il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ha partecipato alla cerimonia di deposizione di fiori in piazza Medaglie d'Oro, presso i giardini a lei dedicati. Presente e accompagnata dal padre e dal fratello, la figlia Alessandra Clemente è assessora ai giovani del comune. Ricordo quando ero piccola, ogni 11 giugno non volevo mai alzarmi dal letto e venire qui. Invece di anno in anno, grazie all'impegno di tanti, si è creato un senso di comunità fondamentale, perché essere da soli è sicuramente quanto di più pericoloso. E allora oggi dedicare tanto impegno alla memoria di mia mamma Silvia vuol dire non lasciare nessuno da solo in questa città e soprattutto vuol dire impegnarsi a fare cose piccole ma semplici, come la cura di uno spazio pubblico o penso alle attività della Fondazione Silvia Ruotolo. Sono ogni anno tanti i ragazzi che riscattano una vita fatta di errori e di sbagli attraverso cose importanti e fondamentali come il lavoro e valori quali quelli della vita e non della malavita. Oggi noi siamo qui a testa alta, stiamo sicuramente meglio di chi quel giorno ha ucciso nostra madre e vogliamo coinvolgere quindi quante più persone in questa città, sempre a decidere da che parte stare e se si sta dalla parte sbagliata, decidere immediatamente di cambiare e di riscattare per se stessi e per i propri figli l'esito di un percorso di vita che non può condurre alla morte altrui, alla morte di se stessi o, se tutto va bene, in poco tempo, grazie all'eccellente lavoro delle forze dell'ordine e della magistratura in carcere. Grazie anche a nome mio della vostra presenza, perché mai nulla è scontato, ma grazie soprattutto alla testimonianza della famiglia Clemente Ruotolo, che prima ancora ovviamente che Alessandra facesse l'assessore io l'ho sempre visti impegnati per una città migliore, e io credo che l'aspetto più difficile è trasformare la rabbia in partecipazione, in impegno civile, ed è per questo che io ho ammirato molto in questi anni Alessandra, perché può sembrare semplice e naturale che una persona che ha subito una tragedia così immane, da piccola l'uccisione della madre, non sia scappata da Napoli, sia rimasta, sia impegnata e ha deciso di accettare la sfida di essere istituzione in prima linea di questa città. Io credo che questo ha un valore rivoluzionario nelle istituzioni in questa città ed è per questo che io la ringrazio, perché qua stare nelle istituzioni e provare a spostare ogni giorno sempre più persone in quella linea così fragile tra il bene e il male, verso il bene, è una sfida assai complicata. È molto facile stare nei salotti, è molto facile pontificare, è molto più difficile stare in prima linea. A noi piacciono le persone che si sporcano le mani in senso buono, che stanno nei luoghi del disagio, della devianza, della difficoltà, del conflitto, proprio per provare a dimostrare che non è vero che è tutto ineluttabile, che si può scegliere tra il bene e il male, e chi non ha questa possibilità di scegliere noi gli dobbiamo aiutare a scegliere e soprattutto vedere chi ha subito tragedie di questa portata, che è impegnato in prima linea come tanti familiari delle vittime innocenti a lottare insieme a noi per una Napoli migliore, per me motivo di grande orgoglio. Scegliere di rimanere in questa città non è facile, ma noi abbiamo scelto di farlo. Stiamo nei momenti di gioia e nei momenti di difficoltà, nei momenti in cui si esulta e nei momenti quando sembra che ti sta crollando tutto addosso. Quindi grazie a te Alessandra, anche delle belle parole che hai usato adesso, se posso consentirmi e chiudo, sei anche molto maturata come donna delle istituzioni. E questo è importante, perché rimanere intatti fuori dalle istituzioni e dentro le istituzioni non è qualcosa di scontato. Molte persone che vanno nelle istituzioni cambiano, si modificano. Il potere serve per dare potere a chi non ha, non per assumere privilegi a chi si trova in una poltrona di potere. Questo è un messaggio molto forte, la legalità comincia da dentro le istituzioni. Quindi grazie, un omaggio a Silvia Ruotolo.